Allora, ciao a tutti ragazzi, con questo video voglio raccontare un po' quello che è la mia storia e perché poi sono arrivata oggi a fare la naturopata e decidere poi di portare la mia conoscenza a voi. Allora, io oggi ho 37 anni e ne avevo precisamente 23, se non sbaglio, quando è cominciato il mio percorso verso la naturopatia. Ma questo perché? Allora, io ho cominciato, diciamo, sono sempre stata una bambina forte da piccola. L'unico problema è che mi ammalavo con grandissima facilità e ho cominciato a stare male, precisamente cominciando dallo stomaco, intorno all'età dei 14-15 anni. Ho continuato a mangiare come ero abituata a mangiare in famiglia e nonostante tutto che mia madre cucinasse già in maniera naturale, tanto che presentava in tavola anche dei cibi macrobiotici, avevo delle difficoltà nella digestione perché all'interno della mia alimentazione prevaleva di gran lunga la presenza del latte. Allora, io bevevo latte la mattina, bevevo latte a tavola, non andavo a letto se non avevo bevuto una bella tazza di latte e tutto questo poi condito con varie cose, dall'orzo al caffè, alla cioccolata. E in più, comunque sia, quando si cresce e si diventa ragazzini, quindi intorno ai 15-16 anni, è anche facile sgarrare perché comunque si mangia prevalentemente la pizza, si mangiano i panini, le merendine, siamo comunque presenti a scuola, alle superiori, anche il mangiare che ci viene proposto all'interno delle merende, appunto, dello spazio scolastico, sono sempre focacce con all'interno dei salumi e così via. Quindi io ho cominciato con il mal di stomaco e avevo sempre una grandissima acidità. Questa acidità mi saliva poi durante la notte qui sulla parte della gola e quindi poi rimanevo anche senza voce. Questa cosa però io non avevo capito che era una connessione, quindi ho cominciato le varie visite dai medici per sapere del mal di stomaco, dell'acidità, del mal di gola e quindi poi dormivo male la notte, mi alzavo continuamente stanca, quindi sapete benissimo che poi è un po' come un domino, quando crolla il primo tassello automaticamente viene poi a caduta libera tutto il resto. È un po' successo così. Io non voglio farvi tutta veramente a uno giorno per giorno quello che mi è successo, però le problematiche cominciavano a salire. Comunque, per quanto riguarda il ciclo mestruale, non aveva una regolarità e era assolutamente insopportabile per me. Mi dava dei dolori molto forti. Avevo dei mal di testa lancinanti, tanto che arrivai a un punto che per 20 minuti circa ho perso anche la vista. Mi sono impaurita tantissimo, mi portarono all'ospedale e mi dissero che era un'aurea cranica, cioè quello che accade prima di un grandissimo mal di testa. Quindi questo mi portava poi a essere molto rigida, ad essere anche arrogante, ma anche triste, perché poi non dormi la notte, il tuo fisico sta male, la tua mente sta male, quindi la mia adolescenza andava avanti, ma andava avanti con tantissimi disturbi. Non raccontandovi poi la quantità di farmaci che mi hanno prescritto, perché questo per lo stomaco, questo per dormire, questo per la testa, questo primo dei pasti, questo dopo i pasti. Meno male, ho sempre avuto naturalmente comunque un'indole a non prendere queste cose. Infatti compravo, iniziavo, poi dopo 2 o 3 finivo lì, perché proprio il mio corpo non lo sopportava. La mia mente più che altro non lo sopportava. Fino a quando poi ho avuto alcuni incidenti stradali. Quando si dice che tante volte quello che accade sono dei segnali importanti, no? Ed è vero, perché a me non mi ce n'è voluto uno, non mi ce n'è voluto due, ma insomma, ho avuto diversi incidenti stradali fino ad arrivare al numero 7. Chissà, magari il numero G non è neanche un numero così, è un numero magari anche che ha un significato importante, nel giro di 2 anni. Quindi questi incidenti mi hanno portato poi ad avere colonne vertebrali distorte, vertebre schiacciate, poi siamo andati a scoprire quello che erano delle ernie, anche lì non ne bastava una, ma tre presenti nella parte lombare e una probabile cervicale, che è venuta fuori poi in futuro, ma che io mi sono assolutamente rinunciata di andare a vedere se era vera attraverso l'attacco, risonanze magnetiche, perché avevo già fatto tanti di questi esami, tante radiografie, che non volevo assolutamente più mettermi in una condizione di ricevere dei raggi. A un certo punto poi mi sono stancata, perché non mangiavo più, o mangiavo poco, avevo il terrore di mangiare, avevo il terrore di andare a dormire. Intanto però la mia vita dentro, cioè la mia mente, il mio cuore era giovane, quindi volevo andare a ballare con gli amici, avevo i primi ragazzi e arrivo già all'età di 20 anni, quindi si comincia a uscire, fare tardi la notte. E tutto questo per essere a pari delle mie amiche, ma anche sentirmi, diciamo, giovane.
Questo però mi portava ad essere un passo inferiore, quindi ero sempre molto stanca, mi bloccavo di schiena periodicamente, e quindi se facevo una serata, il giorno dopo ero per lo più assolutamente KO e questa cosa poi mi durava. In più ero senza voce, perennemente senza voce. Fatto sta che mi fanno varie visite, a 19 anni mi tolgono le tonsille, perché queste tonsille erano sempre malate, quindi si dava la colpa ad un'infezione che probabilmente ho preso realmente da piccola, però poi il mio sistema immunitario non era mai riuscito a curare, quindi crescendo avevo due palle così al posto delle tonsille che mi creavano sempre dei pus, di conseguenza poi sono dovuta andare a togliere e dopo sono stata effettivamente meglio. E successivamente poi mi si è infiammata l'appendicite, quindi vado a togliere anche l'appendicite. Ad oggi non l'avrei mai fatto e purtroppo i miei genitori non erano consapevoli, io neanche, perché ero ancora sotto un dominio medico allopatico e quindi non pensavo che potevo prendere anche altre strade, però se ricordo bene della condizione in cui mi trovavo per quanto riguarda le appendicite potevo tranquillamente evitare l'operazione, però ormai è andata così, quindi va bene. E che cosa succede? A un certo punto mi sono stancata, faccio varie visite di medici, tutti mi volevano portare ad operare, questo riguarda le ernie, con la scusante dicendomi che sono giovane, non posso vivere così, non posso comunque sentirmi con lo scheletro di una vecchietta, perché poi era questo quello che mi dicevano. Mi ricordo che un medico mi disse anche che non avrei mai potuto avere figli perché la mia schiena era incapace di reggere diciamo il peso di una pancia e quindi di un bambino, e questa cosa mi danno molto e mi fece veramente male. Che cosa è successo poi? Siccome sono molto dura e molto testarda, io dissi basta, mi fissarono l'operazione, dovevo andarmi, io sono di Toscana, sono toscana, dovevo andarmi a operare a Monza, quindi a Milano, tutto fissato, poco dopo il periodo del mio compleanno, sono andata il 12 novembre e non ci andai perché poco prima mi arrivò la notizia che c'era un prete su per le colline di Massa, Carrara, che con delle manipolazioni avrebbe potuto comunque sia alleggerire quello che era il mio fastidio a livello osseo muscolare, tanto che ero piegata della serie 90 e mi faccio accompagnare da mia sorella da questo medico, questo sacerdote, questo prete, mi fa sedere su un lettino e mi tocca due punti di sblocco del corpo, questo punto qua qui, che se provate tutti fa un dolore cane, e poi il punto, mi alzo per farvelo vedere, questo punto qua, che anche qui se provate a toccarlo da voi fa malissimo, è un punto che riguarda appunto il polpaccio ed è un punto di sblocco importante, oggi lo so, del meridiano del rene, e qua invece passano diversi meridiani come vescica biliare, come stomaco e come intestino. Quindi mi mise su questo lettino con due grosse manone, una da una parte e una da quell'altra, cominciò a stringermi, mi dimenavo come se fossi indiavolata e cominciò a piangere, perché questa tortura durò abbondantemente 3 o 4 minuti e vi assicuro che furono interminabili. La mia sorella si spaventò anche, poverina, perché io urlavo e mi dimenavo perché volevo uscire da queste due prese mostruose di quest'uomo che continuava a stringermi e a scuotermi, diciamo, in questa maniera. Finita questa cosa, le lacrime da tutte le parti, quindi piangevo con tutto l'occhio dal dolore, io mi sono alzata, ero completamente eretta, quindi in piedi, e da lì diciamo che la mia schiena ha avuto veramente tanti meno fastidi, tanto che poi ho deciso di non andarmi assolutamente a operare. Lì mi si accese una lampadina. Fu quella lampadina che disse: allora non c'è solo quello che si conosce, non c'è solo quello che ci raccontano, ma c'è molto altro di più. Tanto che iniziai a trovare delle indicazioni per quanto riguarda l'uso delle erbe e le tisane, andai a vedere la scuola d'erboristeria e insomma, fino a quando, siccome avevo un lavoro a tempo pieno, perché io di base sono procuratrice all'interno di un'agenzia di assicurazioni di famiglia, di conseguenza avendo lavoro a tempo pieno per me era difficoltoso rimettermi a studiare per prendere una laurea, e ho trovato poi l'Accademia Enea di Prato, che è una scuola di naturopatia nel quale all'interno ci sono dentro tantissime materie che collegano poi tutta la conoscenza naturopatica che ti permette di curare te stesso e soprattutto aiutare gli altri. Io parlo, uso il termine curare, lo uso per me, perché come naturopata la legge non mi consente di usarlo per gli altri, a me mi ha curato la naturopatia.
Nella naturopatia ho trovato, ho imparato praticamente il trattamento dello shiatsu e lo so fare su di me, quanto è importante il piede, la pianta del piede, quindi tutti i trattamenti base della riflessologia plantare. Soprattutto ho fatto un percorso profondo energetico per quanto riguarda il Reiki, che è un trattamento energetico molto profondo che lavora sia sul corpo fisico ma anche su tutti gli altri corpi che vengono chiamati corpi sottili. In più materie come alimentazione, erboristeria, radiestesia, medicina, anatomia, biologia e così via. Quindi questa scuola è durata 3 anni, in questi 3 anni non è stata assolutamente una passeggiata. Io, guardate bene, non sono qui per pubblicizzare la scuola perché non ne ho assolutamente interesse, sto raccontando il mio percorso per farvi capire che come ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi in tantissime vostre occasioni e riguardo a tantissimi vostri voi sintomi, perché la malattia deriva solo ed esclusivamente da uno squilibrio importante che si è verificato nel nostro fisico attraverso un'alimentazione sbagliata, e la metterò sempre per primo perché l'alimentazione è ciò che mangiamo. Io dico sempre: provate a mettere una benzina dentro una macchina diesel e mi fate sapere quanto cammina questa macchina. Invece noi imperterriamo a mangiare cibi che ci fanno male, chiedendo al nostro corpo di sostenerci, e quando poi si ammala ci arrabbiamo anche perché non siamo riusciti magari a supportare determinati alimenti, quindi a digerire determinati alimenti. E comunque, quindi l'alimentazione, sicuramente fare trattamenti, fare massaggi, toccare la pelle, perché la pelle è importante, nella pelle c'è tutto il sistema nervoso. A me capita persone che vengono di 40, 50, ma anche 60 anni e non hanno mai fatto un massaggio in vita loro. Ecco, è stata una loro scelta, ma non è reale una scelta consapevole, è una scelta perché non c'è l'abitudine, in Italia non c'è l'insegnamento che il massaggio è una cura, è una terapia che viene fatta al nostro corpo, manca la nostra mente, e ne va solamente di buona tutta la nostra parte energetica e tutta la nostra parte fisica. Quindi massaggi, alimentazione, un buon stile di vita. Un buon stile di vita vuol dire avere pace con se stessi, rispettare se stessi, fare le scelte che la nostra mente, ma soprattutto il nostro cuore ci porta a fare. Invece solitamente tendiamo a fare delle scelte che non sono le nostre ma dei nostri genitori, a decidere di fare dei lavori perché ne siamo, è un dovere, il lavoro purtroppo è dovere, oggi ce n'è anche poco, quindi quando ne troviamo uno dobbiamo fare un lavoro, ma non è quello che ci piace. Anche questa è una restrizione a cui mettiamo, diciamo, il nostro corpo a dover sopportare, no? Quindi tutta una serie di cose che poi portano bene al nostro corpo. Invece, quindi, se riusciamo a immettere la nostra vita in quella via, le nostre scelte nella nostra via personale, vediamo che poi anche le cose d'intorno cambiano. Cambiano perché se tu migliori, la gente d'intorno, le amicizie d'intorno cambiano, perché attiriamo a noi ciò che siamo dentro. Quindi, se siamo persone, fredde, severe con noi stessi e severe con gli altri, quindi dove le principali emozioni sono la rabbia, i principali sentimenti sono l'odio, quindi quando si sentono questi tipi di emozioni, automaticamente intorno attiriamo gente che è della stessa nostra categoria, uso questo termine. Mentre quando cominciamo, un altro tassello importantissimo, la spiritualità. Io ho cominciato anche a rivalutare quello che è la mia religione, quindi ho cominciato a pregare, ho cominciato però anche a meditare, canto dei mantra Sikh, perché sono quelli che io preferisco e mi piacciono molto, quindi accendo la musica in casa, e ho, diciamo, ripreso un po' quel contatto che mi era venuto a mancare nell'età che va appunto dai 14 fino ai 20-25, perché siamo sempre distratti da altre cose. Quindi quando ci troviamo a rispettare noi stessi mangiando bene e bevendo bene, rispettare la nostra mente, la nostra anima, con la presenza quindi della spiritualità, con la fede, che è molto importante, e uno sceglie la fede che vuole. Non sono qui a parlare di cristianesimo, buddismo o musulmano, cioè ognuno sceglie la fede che rappresenta la sua via, praticamente la sua chiamata.
Poi il rispetto della madre terra, quindi riuscire a trovarsi e a fare la, come si dice, la raccolta differenziata è uno dei piccoli passi per cui cominciamo a rispettare la madre terra. Non consumare tanta acqua, quindi chiudere il rubinetto in tante occasioni, così come nell'elettricità, cercare di staccare tutte le spine che sono inutilizzabili. C'è gente che ha delle spine che sono attaccate perennemente, di tipo il ferro da stiro, che magari viene usato due volte a settimana. Ecco, quindi cercare di ridurre al massimo i nostri consumi, però avere delle piante, imparare a parlarci, rispettarle, conoscerle, studiarle, andare a fare delle passeggiate nei boschi, prendere contatto con gli animali e rispettarli. A me piace tantissimo andare a cavallo, ho tenuto anche dei cavalli qui con me, poi mi sono trovata sola, quindi ho avuto più difficoltà, ho dovuto darli via, però per me è stata un'esperienza meravigliosa e che mi ha curato me come persona e tante problematiche che mi trasportavo dietro, sempre derivanti da un periodo buio della mia vita, che è quello che vi ho raccontato all'inizio. Comunque 3 anni di scuola, 4-5 abbondantemente, dove mi sono trovata impegnata in tutto il lavoro verso me stessa, e la mia vita è praticamente cambiata. Innanzitutto con un digiuno e una buona cura alimentare, quindi cambiando il mio stile alimentare, non ho più avuto mal di testa in vita mia, non mi sono più ammalata. Fate conto che io avevo febbroni che arrivavano tranquillamente a 40 gradi e in più avevo la temperatura normale più elevata, quindi stavo sempre sui 37,2, cosa che invece la temperatura normale deve essere sui 36, e da 36,5 a 37, ma non superiore. Quindi non ho avuto più disturbi di nostro culo, non mi, di alcun tipo, non mi sono più ammalata, dormivo la notte ogni notte, perché poi facevo anche molti incubi, perché avendo una digestione difficoltosa il mio fegato non riusciva, poi il mio stomaco e il mio fegato non lavoravano come dovevano e quindi poi si ripercutevano sulla mente, e quindi avevo tantissime notti accompagnate da incubi pazzeschi e ne ho fatti veramente tanti. Quindi questa cosa è andata a sumare quando ho rimesso tranquillamente a posto tutta la mia alimentazione. Il mio corpo sta bene, oggi ho ripreso ad andare a cavallo, faccio la spesa, spazzo come non riuscivo invece a fare, per terra, mi arrampico sugli alberi perché raccolgo le olive, corro, vado in palestra, faccio spinning, comunque sono una donna dinamica, ballo latinoamericana, danza del ventre, quindi faccio tutte attività per cui prima non potevo, perché il mio bacino era completamente bloccato, o meglio, quando provavo a fare qualcosa riguardante una di queste attività stavo male per giorni. Ho imparato a conoscere il mio corpo, oggi mi schiocco praticamente da sola, addirizzo il mio collo, addirizzo la mia schiena, anche le mie anche, quindi piano piano io mi sono intestardita veramente. Io ho cominciato a fare il corso, mi ricordo, con gli anziani la mattina, quindi la ginnastica antalgica. Ho fatto quasi 2 o 3 mesi di questa ginnastica, dove io, la più giovane ma anche la peggiore, mi ricordo c'era una vecchietta di 80 anni, alzava la gamba fino a quassù, cosa che io invece non riuscivo neanche a... ma non esisteva proprio, per me era un movimento impossibile. Quindi io mi sono data da fare, mi sono impuntata e mi sono detta: voglio stare bene, voglio riuscirci da sola, e ce l'ho fatta, perché io oggi sono una donna, mi ritengo una donna sana, non mi rivolgo più al dottore. Mi è successo in alcune piccole situazioni, per esempio sono tornata dal viaggio a Sharm el Sheikh 4 o 5 anni fa, ero troppo sicura di me, quindi non ho rispettato le regole principali, tipo non bere l'acqua, frutta cruda o cibi crudi, per cui ho preso come tutti una bella dissenteria. Questa cosa me la sono poi portata avanti per mesi, quindi lì alla fine mi sono dovuta rivolgere al medico. Però io che cosa ho fatto? Ho fatto sì la cura antibiotica, ma l'ho affiancata con tutte le terapie naturali, tra cui i semi di pompelmo, di cui farò un video singolo, perché assolutamente è un rimedio che non deve mancare nella vostra casa, nelle vostre case. Comunque, quindi tu chiudo dicendo che ci si può riuscire, il corpo ha una capacità di autoguarigione, non si può innescare la tua guarigione dentro di noi, perché io se continuavo ad andare avanti così comunque mi ammalavo, perché nonostante tutti i miei sintomi, che sono sintomi per cui non gli si dà una grande importanza, ma sono sintomi che ti atterrano, che ti fanno stare male, che non ti fanno essere sereni e felici, non ti fanno sentire e vivere una vita come vorresti all'età di 20, 21, 22, 30 anni, quando sei giovane di avere una grande forza, invece io mi sentivo tanto che debole e anche malata, comunque mi sentivo anche malata.
E poi la cosa che non sopportavo è che quando io portavo i miei sintomi ai medici non ci credevano, perché poi le visite, i risultati del sangue, per esempio, di radiografie, ecografie, erano poi tutte positive, a parte quello della schiena, ma lì c'erano stati degli incidenti stradali. Ovviamente è passato nella mia crescita consapevole, ci sono stati anche dei mesi, veramente un poco più di un anno, accompagnati da attacchi di panico, ma perché comunque io vivevo in una vita che non era la mia, ero rinchiusa dentro una bella scatola, nel quale però io poi avevo un mondo che non era un mondo che mi apparteneva, quindi ho dovuto lottare per riconoscere me stessa e sentire quello che veramente volevo. Oggi vi dico che mi sono sposata con un uomo che amo moltissimo, faccio una seconda professione di cui ne vado fiera e ho una grandissima passione, ho imparato a cucinare tutti i cibi naturali e ho delle amicizie che mi vogliono bene, e perché comunque quelle persone che davano fastidio alla mia energia sono scomparse dal segno, ho conosciute altre invece piene di vita, piene di gioia, piene d'amore anche nei miei confronti, e sono serena e sono felice. Ovviamente la vita, cioè, non è che uno trova un equilibrio e quell'equilibrio poi rimane per sempre, assolutamente si trova un equilibrio. Mentre prima io facevo questo tipo di ondulazione, quindi quando stavo così stavo male, oggi faccio questo tipo di ondulazione, quindi la perpendicolarità che creo nel mio equilibrio è inferiore, quindi faccio prima e riesco prima a trovare la soluzione. Ovviamente poi attraverso la meditazione ho imparato ad ascoltarmi, quindi tante volte, molte delle volte, so la vera motivazione per cui mi sento male. Quindi mentre prima stavo male, potevo andare anche in depressione un mese e mezzo, due, perché non uscivo di casa, mi rinchiudevo, non avevo voglia di conoscere nessuno, oggi sto due giorni, ma neanche due, tre giorni magari con una mente che mi sta poco bene, però poi risalgo immediatamente, anche perché uso tutte le mie tecniche dello yoga del sorriso, ballo come una pazza, suono il djembe ad altissima velocità, così mi sfogo, quindi metto la musica, comincio a ballare, faccio qualcosa, perché tutto quello che sta dentro di me e non va bene, che non sono pensieri negativi, li butto all'esterno con più facilità rispetto a prima. Quindi oggi ho qualche piccolo segreto per cui riesco a reagire meglio. Ecco, quello che voglio fare nel mio percorso è quello di condividere giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, quello che faccio io, quello che è stato il mio percorso, per magari darvi un consiglio e magari qualcuno di voi può applicarlo e trovarlo giovamento. Mi sta suonando il telefono, comunque ho finito, quindi io vi saluto e vi ringrazio di avermi seguito. Buona vita, ciao!